Buonasera a tutti da Carlo Franceschi e Andrea Furlan. Il Basket Mestre torna ad ospitare una partita di Serie B dopo quasi 30 anni. È un palcoscenico che sicuramente questo pubblico si merita. E oggi il Mestre ospiterà Olginate, una squadra che sicuramente è più esperta in questa categoria, nonostante il roster formato da vari giocatori molto giovani. Ecco le scelte della squadra ospite: col numero 0 Basile, col numero 27 Rattalino, col numero 15 l'ex di turno Bedin, col numero 7 Donadoni e con l'ultima scelta è il numero 3 Bugatti. Risponde Coach Volpato con il numero 9 Malbasa, il numero 12 Lazzaro, il numero 20 Capitano Salvato, il numero 13 Pinton e il numero 31 Di Prampero. Primo possesso per Olginate, gestito da Donadoni. Cerca in post Rattalino, alla fine sceglie di servire Basile che si butta dentro. Prima penetrazione, l'errore, rimbalzo di Rattalino, canestro e fallo per Olginate, quindi tiro dalla linea della carità per il lungo lombardo. Avevano detto alla vigilia di questa partita attenzione alle penetrazione di Basile, la prima è andata a segno, non ha segnato ma comunque ha portato due punti e un libero sbagliato, il rimbalzo è di Lazzaro. Può ripartire quindi Mestre con Pinton, giocatore di spessore, l'anno scorso lo capitano della APU Udine in Lega 2, ora Salvato. Pinton sfrutta il blocco di Malbasa, poi di nuovo Salvato, si butta dentro, cambia di mano dietro la schiena, fuori per Malbasa, da tre punti, la palla viene sputata fuori dal ferro, può ripartire Olginate con Basile. Poi Bugatti, libero di tirare, altri due punti per Olginate. Pinton prova a buttarsi dentro, buona la penetrazione del 13 che reclama un fallo non fischiato dalla coppia arbitrale e allora si butta dentro Donadoni, lo scarico per Rattalino, altro canestro di Olginate. Partita veramente forte la squadra lombarda, partenza difficile per il Basket Mestre che sta avendo un impatto difficile su questa partita. Un minuto e mezzo, il parziale è 6-0, ora il Basket Mestre è ancora in attacco per cercare i primi punti del suo campionato. Malbasa prova a giocare in post basso, tiro, ancora un errore però per la squadra di casa, per il Vega Mestre, e allora di nuovo Olginate con Basile, palla sotto a Bedin, e arrivano due punti per l'ex Bedin, che quei canestri li conosce molto bene. Pinton per Di Prampero, ancora deve vedersi il nuovo acquisto del Vega Mestre. Di Prampero punta rettilineo, ottima la difesa, poi la palla fuori per Lazzaro che sbaglia il tiro da tre punti, ma ancora Mestre con rimbalzo catturato da Malbasa. Pinton sfrutta il blocco dello stesso Malbasa, poi fuori per Lazzaro, sotto ancora per Malbasa, errore, lotta per recuperare il pallone, alla fine alla meglio Basile, situazione di 3-2, palla sotto, l'errore, rimbalzo di Bedin e alla fine viene fischiato un fallo guadagnato proprio da Bedin, quindi rimessa dal fondo per Olginate. L'abbiamo detto in precedenza, un minuto fa, impatto difficile per il Basket Mestre che sta trovando l'area chiusa, tentativi di andare sotto con Malbasa, Lazzaro stanno andando a vuoto e Olginate resta in vantaggio per 8-0 quando i minuti sul cronometro sono 7:30 nel primo quarto. Ora Donadoni viene raddoppiato, la palla fuori per Bugatti, palla però che esce, quindi rimessa dal fondo per Mestre. Ha bisogno di una scossa in questo momento, un canestro darebbe tanta fiducia, c'è tanta tensione, c'è tanta energia in questo palazzetto, l'hai detto prima, 30 anni dopo il Basket Mestre torna in Serie B, ovviamente l'impatto
Attenzione perché Pinton cade a terra tenendosi le mani al viso. Questo no, sembra riesca ad alzarsi Pinton. Vediamo se chiede il cambio. Esce claudicante, questa non è sicuramente una buona notizia per la squadra di casa. Entra al suo posto Bonesso, cercando di girare attorno al blocco di Salvato. Pinton deve avere appoggiato male il piede, sentendo ovviamente una fitta in questo momento. Ghiaccio spray sulla caviglia del play di Mestre. Bonesso al suo posto, buona palla dentro per Malbasa che subisce fallo. Teniamo sott'occhio nel frattempo le cure che sta ricevendo Mauro Pinton in panchina. È un problema alla caviglia quello per Pinton. Ora Bonesso di nuovo, sfrutta di nuovo il blocco di Malbasa che taglia dentro, non viene servito, al suo posto viene servito Di Prampero. Poi ancora Bonesso, 5 secondi per tirare, palla che esce ancora una volta, Mestre non riesce a sbloccarsi. Il suo pubblico non aspetta altro che i primi punti in questo nuovo campionato di Serie B, mentre dall'altra parte Rattalino sbaglia l'appoggio da sotto canestro, quindi di nuovo Mestre con Malbasa, buonissima la palla dentro, ma altro errore questa volta da parte di Lazzaro, forse anche un po' di paura Mestre, tanta tensione, le mani tremano in questo momento, si vede. E Olginate ne sta approfittando, anche se lo score per il momento è sempre di 8-0, un parziale decisamente recuperabile. Ora Basile, lui a gestire i ritmi della squadra ospite, arriva la tripla di Basile, giocatore sicuramente più pericoloso della squadra lombarda. Bonesso fuori per Malbasa, molto cercato il 9 del Mestre. Fallo, quindi rimessa laterale Mestre, 15 secondi per concludere l'azione. Bonesso, buono il taglio di Lazzaro che va su e arrivano i primi due punti del Vega Mestre nel campionato di Serie B. Finalmente trova un varco in quell'area il basket Mestre, bello il passaggio per Lazzaro che non deve fare altro che appoggiare al vetro per i primi due punti, parziale di 11-2, 5:40 sul cronometro. Ora ancora Basile, prova altra tripla, questa volta il pallone sbatte sul primo ferro di Prampero, buona la difesa di Basile, poi fuori per Capitan Salvato, Lazzaro si butta dentro, canestro e fallo! Realizzato dal lungo Mestrino. Mestre quindi ora si trova a meno 7 con un tiro libero a disposizione, 5:23 da giocare in questo primo quarto. Che vada o non vada il libero, questa era la scossa che serviva al basket Mestre per scuotersi di dosso tutta la tensione. Speriamo che questi punti iniziali, intanto realizza Lazzaro, speriamo che questi punti iniziali abbiano dato anche un po', abbiano sbloccato il Mestre anche dal punto di vista mentale. Donadoni in post basso, arriva il raddoppio di Malbasa, Donadoni però si gira molto bene, appoggia a tabellone, un canestro di pregevole fattura quello del giocatore di Olginate. Salvato, si apre Mestre per concedere la penetrazione, poi Bonesso ancora fuori per Salvato, pochi gli spazi concessi a parte la difesa della squadra ospite, infatti arriva l'errore al tiro, rimbalzo è catturato da Basile. Donadoni fa girare palla, buono il passaggio di Benin per Rattalino, ma buona anche la difesa di Mestre, può ripartire quindi la squadra di casa con Salvato. C'è Bonesso che chiede palla, non viene servito, poi Lazzaro commette infrazione di passi e arriva anche il primo cambio per Olginate. Esce con il numero 3 Bugatti, al suo posto con il numero 11 Gorreri. Nel frattempo teniamo sott'occhio le condizioni di Pinton che sta ancora ricevendo medicazioni alla caviglia sinistra.
deve ancora rimettersi la scarpa Pinton, l'infortunio ghiaccio in questo momento sulla sua caviglia, mentre Ginate resta in attacco. Non è una buona notizia l'infortunio di Pinton, il giocatore con più esperienza, forse il giocatore chiave del basket Mestre. Tanto Basile prova la tripla da lontanissimo, la palla non prende neanche il ferro. Può ripartire Mestre in contropiede con Bonesso, si butta dentro il play, bellissimo il passaggio per Lazzaro che deve solo appoggiare al tabellone. Questa ora... è sicuramente una situazione importante, perché il basket Mestre è riuscito a correre per la prima volta in questa partita ed è riuscito a mettere a segno due punti facili con un bel gioco a due. Bonesso Lazzaro, potrebbe anche questa essere una chiave della partita, mentre nel frattempo dall'altra parte Donadoni risponde con la penetrazione, 15-7 il punteggio. Sì, 7 punti di Mestre tutti realizzati da Lazzaro. Ora proprio ancora Lazzaro sotto canestro, prova a appoggiare di nuovo al tabellone, la palla esce, però l'ultimo tocco è di Rattalino e Olginato effettua un altro cambio, entra col numero 12 Manetti al posto di Rattalino, cambio anche per Mestre, uscirà Capitan Salvato. Al suo posto Dario Maran, un veterano della compagine mestrina. Altro cambio anche per Olginate, fuori Basile, dentro con il numero 13 Gatti. Brutta rimessa battuta da Mestre, che infatti perde palla, recupera Gorreri, si butta dentro, sbaglia però il tiro, poi rimbalzo catturato da Maran conduce l'attacco mestrino. Bonesso trova sotto Lazzaro prova a giocarsi l'uno contro uno, cercato un passaggio difficile per Di Prampero, arrivata però la palla persa e ora Volpato chiama il time out, 3 minuti e 2 secondi al termine del primo quarto. Olginate conduce 15-7. Questi primi 7 minuti di gioco abbiamo visto più o meno un andamento della partita con Olginate subito in grande ritmo, in grande condizione a mettere a segno un parziale che poteva lasciare al palo Mestre, che ha risposto affidandosi al suo uomo migliore anche in questo precampionato, lo si è notato dalle statistiche, ovvero Marco Lazzaro. I suoi canestri stanno tenendo a galla Mestre, che in questo momento è in svantaggio di 8 punti. Interessanti alcune situazioni tattiche con Mestre, che più volte ha provato ad affidarsi al gioco interno sbattendo però sul muro di Olginate. Il tiro da fuori al momento non ha pagato per Mestre, con uno 0 su 2 da 3, percentuale comunque relativamente basse. Come avevamo già detto, gli unici 3 canestri messi a segno sono quelli di Marco Lazzaro, a cui si unisce il tiro libero sul gioco da 3 punti. Vediamo quali saranno eventuali aggiustamenti da parte di coach Volpato in questa ripresa di timeout, quando mancano 3 minuti e 2 secondi sul cronometro del primo quarto. Sì, Lazzaro sta approfittando perché spesso si trova a essere difeso da Donadoni, seguito i vari cambi difensivi che avvengono sotto le plance, ovviamente può sfruttare il mismatch. Ora proprio lo stesso Donadoni a gestire il palleggio per Olginate, per poi servire Gorreri. Ancora Gorreri per Gatti si butta dentro il classe 2000, poi ancora Donadoni, il resto il passo e tiro e poi realizza 2 punti con l'aiuto del tabellone, 17-7 per Olginate. Bonesso scarica per Maran, arriva il blocco di Malbasa, non lo sfrutta Maran, si butta a sinistra, la stoppata di Donadoni, poi ci riprova Maran, l'errore, recupera palla Olginate con Donadoni che chiama lo schema. Gatti sfrutta il blocco di Bedin, ancora Gatti, si butta dentro, penetrazione nel fondo, lo scarico fuori, però la palla è uscita. Fa il suo esordio in campionato col numero 33 Bobo al posto di Malbasa, cambio anche per Olginate con Bedin che lascia il campo, al suo posto l'esperto Tagliabue, classe 86, giocatore più vecchio della squadra ospite. Lazzaro va su, subisce fallo, saranno quindi altri 2 tiri liberi per Lazzaro. Mestre prova a cavalcare l'onda Lazzaro, tornando ancora in post passo, questa volta
recupera due tiri liberi che possono ridurre il vantaggio entro la doppia cifra di scarto. Sì, Mestre che però avrebbe bisogno anche di trovare altre soluzioni per accorciare il gap. Segna il primo libero Lazzaro. Il secondo libero esce, quindi rimbalzo catturato da Manetti, poi Donadoni che da quando è uscito Basile gioca playmaker. Manetti di nuovo per Donadoni, tenta l'anticipo Maran ma va a vuoto, la palla sotto per Tagliabue, poi Gorreri, ancora Tagliabue, il tiro piazzato non è sicuramente il suo punto forte. La palla che esce, quindi rimessa Basket Mestre dal fondo. Bonesso, poi Bovo, Maran, Beono questa volta il giro a palla da parte di Mestre. Arrivano i primi due punti di Bovo anche con fallo, che quindi permetterà di avere un tiro libero aggiuntivo. Schema tanto semplice quanto efficace, quello che ha portato i primi due punti al Basket Mestre non firmati da Marco Lazzaro. È questo che deve cercare Mestre, la circolazione di palla veloce e tagli dentro. Assegno il tiro libero aggiuntivo, quindi Mestre torna a meno 6 con un minuto 17 ancora da giocare in questo primo quarto. Donadoni, serve Gorreri, su di lui di Prampero. Sempre Gorreri, palla sotto per Donadoni, buonissima la difesa di Maran. Arriva lo scarico per Gorreri, che finta il tiro Gorreri, cerca la tripla, poi la palla dentro per Tagliabue che va su, un tiro però sporco, infatti arriva l'errore, rimbalzo da parte di Mestre. Bonesso non serve di Prampero, gestisce di rallentare l'azione e di ricominciare. Poi di Prampero vuole un isolamento, si butta dentro la virata, non una buona idea quella da parte del 31 Mestrino, arriva la palla persa, quindi può ripartire Olginate con Gorreri. 30 secondi al termine del primo quarto. Donadoni congela il palleggio, 10 secondi per concludere l'azione la squadra ospite. Sempre Donadoni, fuori per Gorreri che sfrutta il suo primo tiro da tre della partita. Rimbalzo però sempre di Olginate, altro errore al tiro. Rimbalzo di Tagliabue, altro errore, sempre Tagliabue che recupera palla ma sbaglia bene. Tre volte di fila, Mestre può avere l'ultimo tiro. Bovo prova la tripla, palla che sbatte sul primo ferro e poi Lazzaro va su ma non viene fischiato fallo, quindi termina il primo quarto con Olginate che conduce 17-11 nei confronti del Basket Mestre. Sicuramente è un primo quarto in cui punteggio comunque sorride al Basket Mestre, che dopo un avvio quasi shock, 11-2 il parziale, lo ricordiamo, quando più o meno a metà del primo quarto si è ripresa cavalcando il suo pivot Marco Lazzaro, sta aggiustando alcune cose e sta anche ricevendo un po' di fortuna dall'idea del basket, che comunque Olginate ha sbagliato alcuni tiri aperti, alcune situazioni non sono andate proprio a favore dei Lombardi. Bene così per Mestre che chiude il primo quarto sotto di 6 punti, la partita è totalmente aperta e adesso coach Volpato può parlare tranquillamente i suoi per questi due minuti per cercare di aggiustare le cose. Forse non si è visto in attacco di Prampero, che è un buonissimo tiratore, però è stata molto buona la sua prova difensiva, soprattutto anche su Gorreri. Gorreri che è il miglior tiratore di Olginate, l'anno scorso ha concluso la stagione tirando col 44%, soprattutto un bravissimo tiratore da quando riceve scarichi. Dando un occhio anche ai tabellini, spiccano gli 8 punti di Lazzaro. Per quanto riguarda invece Olginate, 6 sono i punti di Donadoni, 6 quelli di Rattalino e 5 di Basile. Basile in questo primo quarto è stato forse il miglior giocatore. Intanto tornano in campo le squadre con Segato che fa il suo esordio in questo campionato di Serie B. Prova a dare
male ai suoi dopo un primo quarto comunque molto dispendioso. Vediamo l'apporto che potrà dare il Segato, che anche nei playoff dell'anno scorso è stato un po' l'ago della bilancia, con un minutaggio che è andato a crescere sempre più grazie a delle ottime prestazioni. Tanto Bonesso gestisce il primo possesso di questo secondo quarto, sfrutta il blocco di Malbasa, poi Bovo si butta dentro, una penetrazione difficile, poi tap-in vincente da parte dello stesso Bovo, quindi Mestre torna a meno 4. Brava, ottima la difesa di Maran su Basile, Basile rischia di perdere palla, Maran riesce a conquistare un pallone d'oro, poi Bonesso, ancora Maran, potrebbe tirare, invece decide di buttarsi dentro, la penetrazione da parte di Dario Maran, arriva al fallo, due tiri liberi per Mestre. Questo è il Dario Maran che conosciamo, un difensore che non ti molla un attimo, è anche un playmaker forte come Bonesso, come scusate Basile, soffrirà la difesa di Dario Maran, che ora ha due tiri liberi a disposizione. L'impatto che può avere Dario Maran su ogni partita cambia le categorie, ma è sempre devastante. Anche in questo caso, dopo il canestro di Bovo, palla recuperata a centrocampo, due tiri liberi, il primo è sbagliato, ma comunque un grande segnale alla squadra. Ho sbagliato il primo libero, il 10 Mestrino, realizza il secondo, meno 3 Mestre. Ora Basile sfrutta il blocco di Gorreri, cambio difensivo, ora Segato su Basile, Gatti, di nuovo Basile, può sfruttare l'uno contro uno contro Bovo, poi lo scarico è per Gatti, il tiro da tre punti del classe 2000 sbatte sul primo ferro, quindi può ripartire Mestre in contropiede. Bonesso, buonissimo lo scarico per Malbasa, che sbaglia un appoggio facile in mano sinistra, poi Gorreri sotto per Rattalino, prova a giocarsi l'uno contro uno, arriva il fallo, dovrebbe essere di Maran, infatti è proprio così, quindi due tiri liberi. Abbiamo visto quasi un gesto di stizza da parte di Segato, perché obiettivamente il basket Mestre è rientrato in campo nel migliore dei modi, avrebbe avuto i possessi per andare in pareggio, anche questo tap-in sbagliato da Malbasa, un vero peccato, però sicuramente Mestre c'è, la partita è pienamente aperta e ci sono ancora tanti tanti minuti da giocare. Rattalino realizza il primo tiro libero anche con l'ausilio del ferro. Due su due per il lungo di Olginate. Ora possesso per il Vega Mestre. Bonesso. Fuori per Bovo che si butta dentro. Voleva prendere sfondamento Rattalina, invece arrivano i due punti per Bovo. Quindi 19-16. Conduce la squadra ospite. Gorreri. Libero di tirare da tre punti, arriva l'errore, contropiede Mestre con Bonesso, situazione di 3 contro 2, si butta dentro Bonesso, l'errore, sbaglia il tap-in Bovo, rimbalzo catturato da Basile. Buonissimo il passaggio dentro per Basile, arriva però il fallo di Maran, secondo fallo in pochi minuti per Dario Maran. In una giornata già comunque obiettivamente molto calda per essere il 29 di settembre, il clima si incendia al Palavega. È tornato in campo Bedin per Olginate, è tornato in campo anche Donadoni, ed è lo stesso Donadoni che si incarica della battuta di questa rimessa da fondo campo. Prova il tiro Bugatti, l'errore, rimbalzo catturato da Segato. Ora Segato chiama lo schema, arriva il doppio blocco, sfrutta quello di Malbasa, si butta dentro in mano sinistra, lo scarico è difficile, perde palla Segato. Ora contropiede Olginate, 3 contro 2, Rattalino appoggia a canestro, arrivano due punti. Rattalino sta mettendo molto in difficoltà la squadra di casa. Bravo comunque Rattalino, perché il recupero di Bovo era stato veramente importante. Rattalino è un classe 97, molto interessante. Intanto arrivano i due punti realizzati da Malpasa.
E arriva anche il time out chiamato dal coach di Olginate. 7:32 da giocare in questo secondo quarto. Olginate conduce 21-18. Evidentemente anche coach Meneguzzo ha avuto la stessa impressione che abbiamo avuto noi, perché la sua squadra resta in vantaggio di 3 punti, ma sicuramente sembra essere cambiato qualcosa nell'inerzia e nell'equilibrio della partita. Dopo i primi minuti sembrava non ci fosse storia. Lo sappiamo bene, il basket è un gioco meraviglioso che può riservare mille sorprese, che Mestre, se riuscisse a rialzare, non era in dubbio, ma evidentemente lo sta facendo troppo velocemente e troppo bene per il coach di Olginate, che chiama subito time out per stemperare l'inerzia in favore del Vega, che in questo momento, cavalcando le prove di Bovo, di Maran, di Segato, di Bonesso e di Malvasa, si è riportata a soli 3 punti di distanza quando i minuti sul cronometro sono 7:32 alla fine del secondo quarto. Mestre, che veramente pareva avesse un blocco mentale all'inizio di questo match, è andato sotto per 8-0. La squadra di casa, poi dopo i primi punti realizzati da Lazzaro, la squadra si è sciolta e ora si trova a meno 3 da Olginate. Donadoni avanza in palleggio, poi Bugatti fuori per Basile sfrutta il blocco di Bedin, ancora Basile, penetrazione fondo, poi lo scarico per Bugatti, il tiro da 3 punti, l'errore, Bedin lotta, rimbalza, ma alla fine alla meglio Mestre, passaggio no look di Malvasa per Bovo. Passaggio però è troppo lungo, quindi palla persa Mestre. 2 punti facili per Mestre, buttati un po' via, però è importante notare la foga con cui i giocatori biancorossi stanno mettendo in difficoltà i propri avversari, e nel frattempo entra anche Marco Rampado. Ora sempre Basile a dettare i ritmi di gioco di Olginate, poi Bugatti, di nuovo Basile. Prova a giocarsi l'uno contro uno, una serie di cambi di mano, buona per la difesa di Malvasa. Basile infatti trova un tiro difficile che non va a segno, può partire Maran, uno contro uno proprio contro Basile, rischia di perdere palla, infatti la perde, poi ora un momento un po' confuso del match, alla fine alla meglio Olginate. E arrivano gli 8 secondi, non si era accorto Donadoni, quindi palla persa da parte di Olginate, nuovo possesso offensivo Mestre, arriva anche un cambio, rientra Capitan Salvato, esce Dario Maran. Bovo, poi Malvasa e quindi Segato, Rampado, fuori ancora per Segato, poi nuovo Rampado, potrebbe tirare. Non ha avuto un primo buon controllo, infatti dopo sbaglia anche il tiro il giovane playmaker Mestrino. Quindi Bugatti, l'arresto, lo scarico per Donadoni, extra pass per Basile, tiro da 3 punti da parte di Basile, primo ferro. Tanta imprecisione oggi fuori dall'arco dei 3 punti per entrambe le squadre. In realtà Olginate ci sta provando un po' di più di Mestre, Mestre sta cercando più soluzioni interne. Però ancora nessuna tripla realizzata in questa partita. Bovo si butta dentro, non un tiro facile, l'errore, può ripartire Olginate, situazione di 3 contro 2, poi Bugatti, il tiro forse era infrazione di passi, Salvato, viene sporcato il suo passaggio per Bovo e alla fine rimessa laterale Mestre. 5:23 da giocare, 23-18 per Olginate. Tanto esce dal campo Malvasa e rientra il top scorer del match, Marco Lazzaro. Segato, poi quindi Rampado in posizione di punta, riceve palla proprio Capitan Salvato, che subisce il fallo di Bedin, quindi sarà altra rimessa. E di nuovo cronometro dei 24 che torna a 14 secondi. Rampado si incarica della battuta, poi Salvato,
Tenta la penetrazione, forse è un fallo. Va su Salvato, arrivano i due punti da parte del capitano. Quindi torna a meno 3 Mestre. Basile, quindi Donadoni, Rattalino, palla dentro al Perbedin che viene raddoppiato, arriva, viene fischiato un fallo da parte della coppia arbitrale a Segato. Segato, proprio Segato che lascia il campo, al suo posto rientra Di Prampero. E nel frattempo, per l'aggiornamento delle condizioni di Mauro Pintoni, in questo momento il play del Vega alla caviglia sinistra immersa in una bacinella di ghiaccio, quindi è molto probabile che la sua partita sia già finita. Tanto infrazione di passi da parte di Donadoni, altro cambio per Volpato, esce Rampado, al suo posto Bonesso. Volpato sta ruotando molto i suoi giocatori, vuol dire, significa che ha fiducia in tutta la rosa che ha a disposizione. Questa non può che essere una buona notizia per Mestre, perché significa avere una panchina profonda. Tanto Di Prampero fuori per Bonesso, arriva il tiro da tre punti però col fallo, quindi tre tiri liberi a disposizione del play Mestrino, e arriva anche un time out chiamato da Olginate, quindi 4 minuti e 27 secondi da giocare, conduce Olginate 23-20. Abbiamo sicuramente, con Bonesso in lunetta per i tiri liberi, l'opportunità di rivedere il basket Mestre impattare gli avversari per la prima volta dopo 15 minuti e 33 secondi di gioco. È chiaro come Mestre abbia registrato i propri ingranaggi, sia chiaramente cresciuto in difesa, dove dentro l'area Olginate non ha più dominato come fatto ad inizio partita, dall'arco i Lombardi non stanno trovando fortuna, punteggio basso, ma in questo momento Mestre c'è e la partita rimane completamente aperta. È partita apertissima e buono per ora l'esordio del basket Mestre in questo nuovo campionato di Serie B. Coach Volpato non può che essere soddisfatto di questi primi 15 minuti. Ci tiene Mestre a far bene davanti ai suoi tifosi, tifosi che sostengono sempre la squadra, non smettono un secondo di cantare. E ora Bonesso per tre tiri liberi a disposizione. Assegna il primo. Assegna anche il secondo libero. Ora vediamo se Mestre riuscirà a pareggiare o meno. Sbaglia il terzo tiro libero, quindi resta sotto di un punto. Basile, forte Di Prampero in difesa su di lui, poi Donadoni, Rattalino, palla sotto per Bugatti, troppo sotto canestro, intanto questo forse era fallo, non reclamato dalla coppia arbitrale. È arrivata poi la palla persa da parte di Lazzaro e anche adesso un fallo fischiato a Bonesso sotto canestro. In questo contropiede del contropiede si è trovato in difficoltà Bonesso, che si è trovato contro Rattalino, che gli prende 30 centimetri in altezza. Nulla ha potuto fare il play biancorosso se non spendere un fallo, mentre esce Bovo ed entra Malbasa. È entrato anche, è tornato in campo Gorreri per Olginate. Proprio Gorreri riceve, finta al tiro, fuori per Basile. Basile sfrutta il blocco di Bedin, buona però la difesa di Bonesso, poi ancora Basile che sbaglia il tiro, rimbalza lo stesso Bedin che mette a segno due punti,
Torna più 3 la squadra ospite. I primi due punti del quarto non messi a segno da Rattalino. Poi qua anticipa Donadoni il passaggio di Bonessio, quindi rimessa laterale per Mestre. Di Prampero ancora deve sbloccarsi in questa partita. Poi Salvato sotto per Lazzaro, buono il passaggio sotto per Malbasa che viene stoppato da Donadoni. Bellissimo gesto atletico da parte del set di Olginate. Poi arriva il fallo subito da Salvato, quindi due tiri liberi probabilmente a disposizione di Mestre. Altra possibilità di riportarsi sul meno uno per il basket Mestre. In realtà la coppia arbitrale rischia rimessa da fondo, quindi hanno valutato che Lazzaro non stesse, che Salvato scusate, non stesse tirando in quel momento. Decisione obiettivamente commentiamo con un ba. Poi lo stesso Salvato che perde palla, può ripartire Olginate con il solito Basile. Bedin, la virata che tutta Mestre conosce, arriva però l'errore, poi quindi può ripartire Mestre. 4 contro 4, Bonesso fuori per Salvato, l'arresto e tiro da parte del capitano. Di nuovo meno 1 Mestre. Basile, esce Lazzaro, commette fallo, forse un fallo che si poteva evitare questo. Anche perché Mestre era in bonus e quindi Basile ha due liberi per riportare i suoi sul più 3. Eccesso di foga di Marco Lazzaro in questa uscita per cercare di anticipare il pallone diretto verso Basile, il primo libero. Ha già parecchie presenze in serie A2 il giovane play di Olginate. Peccato, era anche questa una buona occasione per il basket Mestre. Ora sarà quindi rimessa dal fondo, prova ad alzare la difesa anche Mestre con Di Prampero e Bonesso vicini ai loro rispettivi avversari, ai loro rispettivi uomini. Bonesso sta marcando Basile mentre Di Prampero è su Donadoni in questo frangente. Si era già visto qualche accenno in qualche azione precedente da parte di un, chiamiamolo, total press da parte del Mestre per rallentare la costruzione di gioco da parte di Olginate. Vediamo se questa è una scelta che coach Volpato vorrà reiterare fino alla fine del primo tempo. 2.34 sul cronometro. Intanto situazione di pressing, sì, che stava per andare a buon fine. Poi Di Prampero, abbiamo detto, è un buonissimo difensore. Può partire il 3 contro 1 di Mestre con Lazzaro che appoggia il tabellone e arriva quindi il pareggio. Poi Basile per Gorreri, è tornato Di Prampero a difendere su di lui. Donadoni, esce Lazzaro, rischia il fallo, poi Gorreri, la tripla realizzata e qua non ha potuto nulla Di Prampero perché comunque era vicino al suo avversario con la mano, quindi merito di questo canestro senza dubbio tutto di Gorreri, non demerito di Di Prampero. Ora recupera palla Olginate con Rattalino, poi Donadoni decide di rallentare l'azione, di gestire il possesso. Isolamento per Donadoni, prova a giocarsi l'uno contro uno, l'arresto fuori per Rattalino che finta il tiro, buona la difesa di Lazzaro. Poi Basile da lontanissimo, l'errore, rimbalzo catturato da Malbasa, può quindi ripartire Mestre. Malbasa punta Rattalino,
si butta dentro, scarico sotto canestro per Lazzaro che subisce fallo, quindi due tiri liberi a disposizione e quindi possibilità di ritornare a meno uno. Ha dato a Cesare quel che è di Cesare. Donadoni sta giocando una partita eccezionale, l'ultimo recupero si è trovato a marcare Lazzaro che obiettivamente gli prende almeno 20 kg e 10 cm. L'anticipo, la ripartenza, costruzione dell'azione, tanti punti e pochissimi, forse nessun errore per il momento. Donadoni è un giocatore molto atletico e sta mettendo in difficoltà il Basket Mestre, senza dubbio una squadra interessante quella ospite. Intanto assegno il primo canestro da parte di Lazzaro, il primo tiro libero. Sbaglia il secondo, rimbalzo è catturato da Basile che apre poi per il neo entrato Gatti, poi Di Prampero sfiora l'anticipo, ancora Di Prampero che lotta, palla sotto di Basile per Rattalino, grande merito qua al play della squadra lombarda. Ultimi 60 secondi. Salvato per Bonesso, potrebbe tirare. Arriva la tripla da parte di Bonesso, prima tripla del match per il Basket Mestre che quindi torna a meno uno. Gorreri, arriva il cambio difensivo, ottimo qua la circolazione del pallone da parte di Olginate, poi l'errore al tiro, arriva la palla contesa e la freccia indica che sarà possesso per la squadra ospite. Rattalino, serve immediatamente il suo playmaker Basile. 5 secondi per terminare l'azione, Basile si butta dentro, buonissima la difesa di Malbasa, tenta un tiro impossibile Basile, infatti la palla esce. Buonissima la difesa di Malbasa in questo frangente. Basile lascia il campo, rientra Donadoni e arriva anche un timeout chiamato da coach Volpato. Ovviamente vorrà disegnare lo schema per quest'ultimo possesso di Mestre, dato che mancano 22 secondi al termine del secondo quarto e Olginate conduce 31-30. Può chiudere con la palla in mano il Basket Mestre, andando a culminare un secondo quarto molto importante che sta chiudendo nel migliore dei modi. Dopo il più 4 di Olginate, Bonesso ha risposto con una tripla di capitale importanza, la palla contesa poi a interrompere comunque il break di Olginate. Adesso Mestre ha un'occasione importante che può sfruttare, ultimo possesso, può chiudere con la palla in mano, vedremo come andrà a finire. In ogni caso, primo tempo dopo un avvio molto difficile, più che positivo per i padroni di casa. Sì, Mestre deve crederci perché comunque si trova solo a meno uno e ha tutto il pubblico dalla sua, quindi un motivo in più per cercare di vincere questa partita, per cercare di portare a casa i primi due punti stagionali in questo esordio in Serie B. Prova ad alzare il pressing Olginate, Di Prampero, Bonesso, poi Lazzaro per Salvato, molto buona l'uscita da parte di Mestre, poi Di Prampero, l'arresto, trova un passaggio impossibile e quindi due punti, punti del vantaggio. Poi Gorreri tenta la tripla allo scadere, è stato bello il canestro di Mestre, è stato soprattutto bello l'assist di Prampero, ma è stato anche altrettanto bella la risposta di Olginate con la tripla di Gorreri che quindi porta al riposo Olginate in vantaggio di due punti, 34-32 nei confronti di un ottimo Basket Mestre. Che peccato, perché dopo obiettivamente un'uscita da manuale del Basket Mestre contro il pressing di Olginate, la palla di Di Prampero per Malbasa che si avvita, riesce in un canestro impossibile, 7 secondi sul cronometro, Olginate punisce da 3, ma sicuramente abbiamo una partita e c'è ancora tanto tanto basket da vedere e tanto divertimento ancora. Quindi appuntamento per l'inizio del terzo quarto, Olginate 34, Basket Mestre 32. Mestre in vantaggio sui rimbalzi totale 22-17, mentre
una statistica un po' che cade dall'occhio, sono i 14 tentativi da tre punti da parte di Olginate con i soli 3 realizzati contro i soli 5 tiri fuori dall'arco di Mestre, con l'unica tripla realizzata da parte di Bonesso. Intanto sono tornate in campo le squadre, Mestre con Bonesso, Di Prampero, Malbasa, Salvato e Lazzaro. Ed è proprio il capitano a gestire il primo possesso, poi Di Prampero, arriva la tripla che però non tocca neanche il ferro, non riesce a segnare oggi Di Prampero, però ottima la sua prova difensiva finora. Bedin è tutto solo, prova il tiro da tre punti, arriva la tripla da parte dell'ex giocatore di Mestre. Sfidato al tiro, Bedin è riuscito a infilare i primi tre punti di questo secondo tempo, e occhio alla partenza di Olginate, perché Bedin credo subisca fallo da Bonesso, quindi palla nuovamente in mano ai Lombardi. Sì, i tre punti non sono proprio la specialità della casa per Bedin, non è proprio il punto forte di questo ragazzo, che però quando ha spazio non esita e si prende anche qualche rischio. Ora è proprio Bedin sotto canestro contro Lazzaro, la palla fuori per Bugatti, l'errore, rimbalzo di Lazzaro, l'apertura per Salvato, può partire Mestre, Olginate però è già schierata, poi Malbasa rischia di commettere infrazione di passi, infatti così è. Forse ha perso un tempo di gioco il giocatore Mestrino, poteva mettere subito giù il palleggio, scaricare fuori, e invece ha fatto un po' un misto delle due cose senza riuscire a coordinarsi col piede perno. Bravo anche Rattalino a togliergli l'appoggio proprio nel momento in cui Malbasa si è inarcato con la schiena per cercare il contatto, non l'ha trovato, sbilanciato, caduto, infrazione di passi. Rattalino sta giocando una partita ottima, forse migliore in campo del suo in questo momento. Poi Donadoni rischia di perdere palla e infrazione di campo, difesa molto aggressiva quella di Mestre, ma pulita, quindi palla persa di Olginate e rimessa laterale Mestre. Bel segnale per Mestre dopo il canestro di Bedin che ha aperto il parziale, un bel segnale di energia. Lazzaro nel frattempo, poi buono il giro palla fuori dall'arco, arriva la tripla di Bonesso, l'errore, forse poteva starci un passaggio in più in questo frangente. E poi ripartire Olginate con Basile, quindi Rattalino sotto a cercare Bugatti, cerca un tiro impossibile, l'errore, poi lotta per il rimbalzo e alla fine Malbasa perde palla e arrivano i due punti facili segnati dal solito Rattalino. Bonesso per Salvato, scarico, ma errore, buona la difesa di Olginate e Lazzaro anche, scusate, Salvato si è incastrato in mezzo a tre giocatori prendendo poi inevitabilmente il pallone. Bedin, Donadoni, Basile, finta il tiro, si butta dentro, forse sfondamento, infatti proprio così quello subito da parte del capitano, quindi fallo del numero 0 Basile. Bravo Salvato a prendersi questo sfondamento. Dall'altra parte, quando abbiamo visto la penetrazione del basket Mestre, una situazione che abbiamo visto anche nel primo tempo, Olginate sembra quasi lasciare lo spazio al penetratore di arrivare quasi sotto al ferro per poi chiudere tre giocatori attorno all'uomo in quello che inevitabilmente in molti casi è stata una palla persa. Sì, c'è molta densità sotto canestro nella metà campo di Olginate. Ora Bonesso subisce fallo di Bugatti. Olginate che intanto ha reinserito il numero 11 Gorreri su alla tripla allo scadere del secondo quarto, che ha riportato in vantaggio la squadra ospite. Salvato, Bonesso, poi Di Prampero, buon passaggio che taglia il campo per Malbasa che mette a segno il tiro da tre punti, meno 4 Mestre con 7 minuti e mezzo sul cronometro. Rattalino, Donadoni,
esce dai blocchi Bedin, che poi porta un blocco per lo stesso Donadoni. La palla è fuori per Bugatti, la tripla all'angolo, arriva anche un fischio da parte dell'arbitro e sembra essersi fatto male il giocatore di Olginate, il numero 15 Bedin. Si tocca la spalla Bedin. Estremamente dolorante Bedin a terra mentre riceve l'aiuto del medico della squadra. Maestre, ricordiamo, ha perso Pinton poco dopo l'inizio della partita e ora Olginate rischia di perdere Bedin. Sembrerebbe, dalla manovra che sta operando, potrebbe addirittura essere lussazione della spalla sinistra. Tutti gli ex compagni del basket mestre attorno a Bedin per confortarlo, che in questo momento, ricevendo l'aiuto dei medici, si sta rialzando. Bedin ha lasciato senza dubbio un buon ricordo qua a Mestre, infatti tanti gli applausi per lui nel pre-partita e anche ora che si rialza. Vediamo se sarà in grado di proseguire o meno. Estremamente dolorante Bedin, sicuramente si sentivano fino in tribuna le urla dell'ex giocatore del Vega. Intanto ovviamente per regolamento è costretto ad abbandonare il campo, al suo posto il numero 9 Tagliabue. Vediamo se rientrerà, ma dalle reazioni che sta avendo in panchina il lungo di Olginate pare non sarà in grado di tornare in campo, non riesce quasi neanche a muovere il braccio sinistro. Tanto qua la partita riprende con rimessa proprio della squadra ospite, con Gorreri che ferma il palleggio, rischia di perdere palla ma alla fine la recupera Donadoni, si butta dentro il set, arriva poi un fallo fischiato ai danni di Lazzaro. Anzi, scusate, fallo dato a Di Prampero, secondo fallo per il 31 del basket mestre. Bugatti si butta dentro, si era messo davanti col corpo Bonesso, però molto probabilmente era dentro lo smile, quindi niente sfondamento. Era proprio Bonesso, anche si vede intercettato il suo passaggio, quindi sarà rimessa laterale. E attenzione perché Olginate si è riportata quasi in sordina sul più 9. Bonesso sfrutta il blocco di Malbasa, poi Di Prampero, molto forte la difesa di Rattalino su di lui, poi di nuovo Bonesso sotto per Lazzaro, prova a giocarsi l'uno contro tre e arriva anche l'infrazione di 24 secondi. Difende molto forte sotto canestro Olginate e il problema è che Mestre non riesce neanche a trovare soluzioni da fuori, quindi palla persa e rimessa per la squadra ospite. Davvero interessante il fatto che Olginata abbia portato Rattalino sul perimetro a difendere con Di Prampero e abbia tenuto la sua play guardia, il suo esterno, su Lazzaro in post basso. Sì, una soluzione che comunque ha portato all'infrazione di 24 secondi da parte del Vega. Sì, bisogna dire che i piccoli, così per modo di dire, in campo in questo momento, tanto arriva la tripla di Gorreri e infatti arriva il time out chiamato da Volpato, perché Mestre è ora sotto di 11 punti. Comunque stavo dicendo che appunto i piccoli in campo in questo momento di Olginate sono comunque giocatori molto atletici, molto fisici e quindi riescono anche a intercambiarsi sotto canestro e andare a difendere nei lunghi mestrini. Lo aveva anticipato il direttore sportivo Samuele Marton. Attenzione che contro di noi ci sarà una squadra estremamente fisica, non solo sotto canestro ma anche sull'esterno. Ne abbiamo avuto la riprova in questi primi minuti del terzo quarto, oltre che già in alcune occasioni nel primo tempo. Olginate scappa sul più 11, timeout forzato
da parte di coach Volpato, che adesso deve cercare di aggiustare le cose e dare nuova energia ai suoi ragazzi, entrati un po' morbidi rispetto al finale di secondo tempo in questo terzo quarto. Sì, Mestre deve cercare ora di non aumentare la distanza, perché altrimenti poi rischierebbe di diventare irrecuperabile il risultato. Ha bisogno più che mai di un canestro e magari di trovare anche una soluzione da tre punti la squadra di casa, soluzioni che in questo momento stanno mancando. Ha alzato il pressing Olginate, Malbasa riesce a eludere il difensore, poi Bonesso, 10 secondi per concludere l'azione di Mestre, fuori per Malbasa, è arrivata anche la triple realizzata ma inutile perché l'arbitro aveva fischiato precedentemente un fallo sul playmaker Mestrino, quindi rimessa dal fondo per il Vega Mestre. Salvato per Bonesso che sfrutta il blocco di Malbasa, poi sfrutta quello di Lazzaro, fuori ancora per Malbasa, questa volta sbaglia il 9 di Mestre, la palla però poi sbatte sul corpo di Rattalino ed esce dal campo, quindi sarà rimessa Mestre. Gesto di notevole generosità di Rattalino, che ha rischiato anche di farsi abbastanza male, è stato fortunato a cadere esattamente all'interno dei due finali della transenna. Bene così, dai. Olginate non ha nemmeno in campo Basile in questo terzo quarto. Proprio a questo proposito stavo dando un'occhiata al minutaggio, perché ovviamente siamo sempre alla prima di campionato, le squadre sono ancora abbastanza imballate da una preparazione atletica che comunque è iniziata circa un mese fa. Abbiamo con 20 minuti, il più presente in campo è Malbasa per Mestre, nel frattempo è proprio Malbasa che si prende il tiro dalla media, lo sbaglia e rimbalza per Olginate. Può quindi ripartire l'azione offensiva degli ospiti con Donadoni, forte la difesa di Salvato su di lui, poi Malbasa tenta l'anticipo, non riesce, di nuovo Donadoni, taglia dentro Rattalino, ma Malbasa, ottima difesa e ottimo recupero del pallone, la palla gli scivola un po', poi Bonesso avrebbe lo spazio per tirare, decide invece di ricominciare l'azione, ancora Bonesso, Malbasa vuole palla, arriva l'aiuto difensivo da parte di Gorreri, rischia di perdere la palla Malbasa, però pallone che esce, quindi rimessa d'attacco per Mestre, ed entra in campo anche Bovo con il numero 33 ed esce proprio Malbasa bravo a non pestare la riga, perché veramente con quel piede destro stava danzando a pochi millimetri dalla linea di fondo. Bene così per Mestre, che ha l'opportunità di riportarsi entro la doppia cifra di svantaggio. Malbasa ottimo difensore, giocatore molto energico e versatile, sembra in grado di far tutto. Ora sbaglia passaggio Lazzaro, ha rischiato un passaggio complicato, può ripartire Bugatti contropiede, ma è buona la difesa di Salvato che blocca appunto la ripartenza di Olginate, quindi ricomincia l'azione, arriva l'aiuto difensivo di Lazzaro, lo scarico fuori per Gorreri che sbaglia il tiro dall'angolo, è arrivato però un fallo subito da Rattalino, sempre presente sotto canestro, e quindi sarà rimessa per Olginate. 4 minuti e 48 secondi al termine del terzo quarto, Olginate è sempre sul più 11, non ha più segnato nessuno dopo il time out chiamato da Volpato. Il Mestre in questo quarto solo 3 punti realizzati. Si butta dentro Donadoni, che dimostra con questa azione tutto il suo atletismo, penetrazione molto forte dentro l'area, poi prova anche la penetrazione Lazzaro, purtroppo il risultato non è lo stesso, la palla esce. Bugatti sotto per Tagliabue, che subisce il fallo di Prampero, terzo fallo se non sbaglio per il 31 Mestrino, terzo fallo di Prampero in una giocata obiettivamente poco comprensibile, con l'avversario spalle a canestro assaltato come per evitare un suo tiro. Tanto fallo escono, obiettivamente speso un po' così, e che oltretutto manda Mestre in bonus e Olginate in lunetta.
Sono usciti dal campo Lazzaro e Salvato. Lazzaro non ha appariscente in questo terzo quarto come l'ha stato nei primi due. Al loro posto rientra in campo Di Malbasa e di Dario Maran. Assegno il primo libero di Tagliabue. E nel frattempo vediamo come Mauro Pinton, infortunatosi dopo nemmeno 3 minuti di gioco, sia senza una scarpa, già cambiato con una vistosissima fasciatura alla caviglia sinistra. Nel frattempo Donadoni, infrazione di passi, palla di nuovo nelle mani del Vega Mestre. Mestre che ha bisogno assolutamente di un canestro, infatti sono diventate 14 le lunghezze di distanza. Bonesso per non è entrato Maran, però Bonesso, poi Bovo fa girare la palla nell'arco, poi bellissimo il passaggio di Prampero per Bovo. Bovo che subisce fallo. È stato bello sia il taglio di Bovo, ma altrettanto bello il passaggio da parte del 31 del Basket Mestre. Ora 2 tiri liberi per Bovo. E ancora una volta Donadoni stava riuscendo dal nulla a sbucare e a intervenire in un'azione in cui obiettivamente non c'entrava nulla, era dall'altra parte del campo, sbucato fuori dal nulla. Bene per Mestre che abbia commesso fallo. Sbaglia il primo Bovo nel frattempo. Sbaglia anche il secondo libero e questa non è una buona notizia per la squadra di casa, perché ci sono 14 punti da recuperare e non si possono sbagliare anche i tiri liberi. Gatti per Gorreri che si prende il tiro da 3 punti, l'errore, il rimbalzo del solito Rattalino che sta facendo veramente quello che vuole sotto canestro. Sicuramente l'accoppiata Donadoni-Rattalino, padrona assoluta della partita fino a questo punto. Il punteggio continua a crescere per Olginate, a restare fermo per Mestre. 51-35 lo score, 3-31 sul cronometro del terzo quarto. E ancora una volta Bovo in lunetta con 2 liberi che possono finalmente sbloccare Mestre in questo terzo quarto, dove veramente non ha funzionato nulla per i biancorossi. Il merito anche di Olginate che ha aumentato la grinta, l'aggressività difensiva. Ha sbagliato il libero Bovo e ha segnato il secondo, quindi 51-36, 15 punti differenza tra le due squadre. Alza il pressing ora Mestre ed è l'azione difensiva è molto efficace, perché arriva l'infrazione dopo 5 secondi da parte di Olginate. Un'altra occasione per Mestre di mettere punti sul tabellone. Bonesso si prende il passaggio consegnato, arriva il blocco di Bovo, lo sfrutta Bonesso, poi Malbasa, lo spazio per tirare, tiro oggettivamente difficile, non il ritmo, e quindi può ripartire l'azione offensiva di Olginate con il nuovo entrato Basile. Tagliabue subisce fallo, fallo di Bonesso. Situazione che obiettivamente con il passare dei minuti si sta complicando per Mestre, che dopo essere passata in netto svantaggio nel primo quarto, un avvio difficile, era riuscita a rientrare, impattare alla fine del primo tempo. Il terzo quarto obiettivamente peggio di così non poteva andare, e con questi 2 liberi Olginate si porta sul più 17, 3-0-7 sul cronometro del terzo quarto. Fa il suo esordio in questo match il lungo mestrino Agbortabi. Stiamo notando come Donadoni non solo sia un leader in campo, ma anche fuori dal campo continua a dare indicazioni ai suoi nonostante la giovane età. Infatti ha solo un 97 il numero 7 di Olginate. Agbortabi consegnato per Maran. Gatti forte in difesa su di lui. Maran prova a giocarsi l'uno contro uno, si butta dentro, subisce anche fallo.
per poco non realizza anche due punti, saranno due tiri liberi per il basket Mestre. Gran giocata di Maran allo scadere del cronometro dei 24, due tiri liberi per Mestre, mentre coach Volpato chiede un minuto per parlare con i suoi. Situazione obiettivamente difficile in questo momento per il Vega, sotto di 17 punti quando mancano 2.43 sul cronometro del terzo quarto. Si sentono fin da qui le urla di rabbia di coach Volpato mentre disegna alcune situazioni sulla sua lavagnetta. E mentre il cronometro qui è fermo e le due squadre sono in panchina con i rispettivi allenatori, abbiamo la possibilità di darvi qualche aggiornamento sulle altre partite in corso in questo momento. Con Vicenza sotto di un punto contro Pavia 51-52, Lecco Cremona 35-49, Monfalcone in vantaggio a Crema per 57-49, Padova conduce di 1 su Varese per 51-50. Maran pronto in lunetta per il primo dei suoi due tiri liberi, va a segno il primo. Maran dalla lunetta segna il primo tiro libero, a segno anche il secondo. Torna in campo Di Prampero, esce col numero 8 Bonesso. Alza il suo quintetto coach Volpato con probabilmente segato da 1, Maran da 2, Di Prampero da 3 e Bovac Bortabi all'interno. Sì, alza anche il pressing Mestre, vediamo se avrà efficacia come l'azione precedente. Questa volta sembra uscire senza difficoltà la squadra ospite con Basile in gestione del possesso, poi Gatti, Gorreri, consegnato di tagliabue per Basile. Basile prende un tiro da tre punti e segna con l'ausilio del tabellone, più 18 Olginate. Bovo, terzo tempo, altro errore da parte del lungo del basket Mestre. Quindi di nuovo Basile per tagliabue, quindi Gorreri. Resta il palleggio Gorreri, poi Gatti dall'angolo, Di Prampero in difesa su di lui, rischia di perdere il pallone Olginate, ma alla fine lo recupera Basile che si butta nuovamente dentro, stoppato da Bovo. Poi il passaggio molto bello di Di Prampero per Maran, l'extra pass per Segato, bellissimo contropiede, un contropiede manuale questo del basket Mestre, che si è concluso con i due punti. Quindi 1 minuto e 25 al termine, più 16 Olginate che ora avrà due tiri liberi a disposizione. Fallo un po' di quasi frustrazione di Dario Maran, che dopo aver subito la tripla di tabella da Basile aveva avuto un gesto di stizza nei confronti del play di Olginate. È rientrato in campo Malbasa, esce Bovo. Sbaglia il primo libero Basile. Secondo libero realizzato. Poi Di Prampero lo scarico per Segato, lo spazio per il tiro da tre punti, palla che però non prende neanche il ferro, ha dato solo l'illusione del canestro. Poi buona però recupera il pallone da parte dello stesso Segato che lancia Malbasa tutto solo, appoggia al tabellone, arrivano i due punti per Mestre sotto di 15. Basile, poi tagliabue, gioca l'uno contro uno in post basso,
alla fine arriva un fallo da parte di Malbasa e quindi due tiri liberi a seguito del bonus raggiunto dal basket mestre, quindi due tiri liberi per Olginate con 42 secondi sul cronometro. Assegno il primo. Due su due. Maran avanza in palleggio, subisce il fallo di Gatti, quindi avrà due tiri liberi anche Dario Maran. Sbaglia il primo libero Dario Maran. Uno su due. Maestrix ha segnato 11 tiri liberi sui 18 tentati. Poi palla recuperata grazie al pressing da parte di Malbasa. Wow, quindi ripartita l'azione offensiva di Mestre con Maran che va su, gioca 1 contro 4, forse troppo egoista il giocatore di Mestre. Volpato chiede agli arbitri di stare più attenti ai contatti, però forse qua anche è stata sbagliata proprio la scelta di Maran, che poi ha commesso anche il suo quarto fallo e quindi lo stesso Maran che esce dal campo. Al suo posto Salvato, due tiri liberi per Basile. L'ultima situazione con Maran è quella che abbiamo visto già in parecchie occasioni, penetrazione, difesa che si chiude a riccio, un tiro impossibile che ovviamente viene sbagliato e poi Marano già frustrato per alcune chiamate, alcune giocate, spende il quarto fallo. Mestre non sta riuscendo a trovare il tiro, la tripla del capitan Salvato. Mestre non sta riuscendo a trovare gli scarichi giusti nel momento in cui la difesa si chiude. Gli ultimi 5 secondi, Gorreri, la tripla questa volta non prende neanche il ferro, prende palla di Pram, però tira un tiro da lontanissimo, tiro che sbatte sul tabellone. Quindi si conclude anche il terzo quarto con Olginate in vantaggio per 61-45. Eloquente il parziale di questo terzo quarto, 27-11 per Olginate. Con Mestre che al rientro sul parquet dopo l'intervallo ha fatto tantissima fatica a rientrare mentalmente e fisicamente in partita, mentre Olginate è scappata sempre più in là fino ad arrivare al più 16 della fine di questo terzo quarto. Altri 10 minuti di gioco. Sì, Mestre non sta riuscendo a trovare tiri puliti sotto canestro, perché appunto la difesa della squadra ospite si chiude sempre, la palla non riesce mai a uscire sui tiratori, ma anzi arrivano tiri molto sporchi che spesso non prendono nemmeno il ferro. Quindi questo è un accorgimento che sono accorgimenti che dovrà prendere coach Volpato per la prossima partita, riuscire a costruire azioni di tiro più pulite. Mestre che sta tirando da due punti sta tirando col 47%. Interessante notare comunque come Mestre non stia tirando con una percentuale, addirittura sta tirando una percentuale migliore di Olginate che è ferma al 45, ma Olginate nel complesso ha tirato 49 volte rispetto alle sole 34 di Mestre. È andato comunque da sottolineare, le palle perse di Mestre sono 14. Diciamo che i numeri possono raccontare fino a un certo punto questa partita, perché in questo momento a decidere l'andamento della gara è stato questo terzo quarto in cui Mestre non è veramente riuscita a rientrare effettivamente in partita, scivolando fino al meno 16. Olginate che ha preso anche più del doppio dei tiri da tre punti del basket Mestre, infatti sono 21 i tiri tentati fuori dall'arco da parte della squadra ospite contro i soli 9 di Mestre. Mestre che ha realizzato due triple troppo poche,
per restare in partita. Inizia quindi, è iniziato l'ultimo quarto con la squadra ospite che gestisce il possesso con Basile. Basile tenta la penetrazione, l'arresto, step back, l'errore, rimbalzo catturato da Agbortabi. Quindi Di Prampero per Malbasa. Ancora Di Prampero, potrebbe tirare, decide invece di giocarsi l'uno contro uno. Si aprono le maglie bianche, poi decide invece di scaricare per Malbasa che subisce fallo. Forse poteva giocarsi l'uno contro uno di Prampero in questa situazione. Mestre stava attaccando con 5 fuori. 5 fuori e in più poteva sfruttare il mismatch, dato che a difendere su di lui c'era Manetti, che è un giocatore molto più lento, essendo un 4. E con 5 fuori aveva tutto lo spazio per una penetrazione centrale, invece ha preferito servire il numero 9 Malbasa, che poi ha subito appunto fallo. È Portabi, poi sempre Di Prampero sfrutta il blocco di Malbasa che si butta dentro. Buona però la difesa di Donadoni, che riesce a piazzarsi davanti a lui. Ancora Di Prampero, riesce a tenere il piede perno, poi cerca un passaggio troppo difficile. Ancora Di Prampero, la tripla impossibile, che non prende nemmeno il ferro. Poco preciso al tiro il 31 Mestrino. Tagliabue per Donadoni. Cambio difensivo. Poi arriva il tiro da tre punti da parte di Bugatti. L'errore, rimbalzo di Mestre. Malbasa, resta tiro quasi dalla lunetta del tiro libero. L'errore. Ha bisogno di segnare Mestre, ha bisogno di segnare presto, altrimenti diventa impossibile recuperare il risultato. Tagliabue, poi Gorreri. Qua forse fallo commesso da parte di Salvato, non è sfondamento perché stava scivolando il giocatore Mestrino. Terzo fallo del capitano. Nel frattempo, aggiornamento situazione infermeria, è tornato in panchina anche Alberto Bedin, vistosa fasciatura alla spalla sinistra, immobilizzata. Anche per lui partita finita, come per Mauro Pinton, che in questo momento effettua esercizi di stretching poco a lato della panchina. Dopo la caduta di Salvato è stato necessario asciugare il parquet. Sembriamo pronti per ripartire. 8 e 10 sul cronometro del quarto quarto. Punteggio 61 a 45 in favore di Olginate, che ha rimesso in gioco ora il pallone. Donadoni sfrutta il blocco portato da Tagliabue. Si butta dentro sempre Donadoni, il resto è tiro, l'errore. Poi Manetti, Gorreri, fuori per Tagliabue che tenta la tripla, il tiro è corto, il rimbalzo è catturato da Malbasa, può ripartire il Vega con Di Prampero che non trova lo spazio per buttarsi dentro. Ancora Di Prampero, si prova questa volta con la penetrazione in fondo, subisce il fallo di Donadoni e quindi sarà rimessa per Mestre. Da sottolineare l'importante transizione difensiva di Olginate, che ancora prima che la palla arrivasse al limite dell'area del tiro da tre punti era già perfettamente schierata all'interno dell'area. Nel frattempo Salvato sbaglia il tiro e rimbalza di Olginate che riparte. Olginate che gestisce il possesso con Gorreri, poi Donadoni. Ancora Gorreri, la palla sotto per Tagliabue che appoggia facilmente a canestro, sfruttando il mismatch contro Di Prampero. Mai dire mai, ma questo a 7-10 dalla sirena finale potrebbe essere
canestro che decide la partita, e a questo punto forse un po' troppo presto, però possiamo già analizzare un paio di dati, ovvero 45 punti segnati sono ovviamente pochi in 33 minuti di gioco, però c'è anche da dire che i 63 subiti sono altrettanto pochi, quindi sicuramente ci sono tante indicazioni da trarre da questa partita in vista della prossima partita in programma a Pavia domenica prossima, ricordando ovviamente che mancano 7-10 alla sera finale e può succedere sempre di tutto nel basket. Sì, diciamo, neanche Olginate, anche Olginate spesso si è trovata a dover prendere tiri non troppo puliti in merito della difesa mestrina, però sì, 45 punti segnati in quasi tre quarti e mezzo non possono bastare per stare a contatto con gli avversari. Quindi riprende il gioco con la rimessa in favore di Mestre, alzato il pressing Olginate, supera però la metà campo Mestre, segato, si butta dentro, altro tiro difficile, subisce fallo l'11 mestrino. Bella iniziativa personale di Segato. Terzo fallo di Rattalino. Sbaglia il primo libero Segato. Parlando di numeri, altro dato da sottolineare: Mestre ha tirato dalla lunetta col 50%. Sicuramente è troppo poco per tirare dalla lunetta con poco più del 50%. Bugatti per Rattalino, poi Donadoni ovviamente commette un'infrazione appendendosi al ferro. Quindi palla Mestre, 17 punti che dividono le due squadre, 6 minuti e 40 secondi al termine della partita. Palla sotto di Lazzaro per Bonesso, poi Segato, tenta la tripla, l'errore, non deve prendere questi tiri Mestre. Mestre deve costruire, cercare di costruire tiri puliti come ho detto precedentemente, facendo girare il pallone, trovando l'uomo libero su uno scarico. Non forzare. Abbastanza sconsolato coach Volpato. Rattalino si gioca l'uno contro uno sotto canestro, poi forse commette infrazione di passi, non per gli arbitri, comunque arriva l'errore, rimbalzo di Bonesso che parte a tutta velocità, si butta dentro, subisce fallo Bonesso. Buon contropiede, buon segnale da parte di Bonesso. 6-0-4 ancora da giocare, punteggio recita 63-46, ma bel contropiede di Bonesso, una buona iniziativa e rimessa offensiva per Mestre. Vede due tiri Mestre, solo rimessa per gli arbitri. Anche questa decisione, bah! Si lamenta, infatti anche il coach Volpato si lamentano in tribuna per una decisione obiettivamente dubbia. Bonesso era chiaramente in fase di tiro, non secondo la coppia arbitrale. Sì, Bonesso aveva appena messo a terra il primo passo appunto per il suo terzo tempo, che sarebbe concluso con un tiro, non per gli arbitri. Comunque altra rimessa ora Mestre, nonostante il risultato comunque il pubblico mestrino continua a cantare, questa non può che essere una buona notizia. Di Prampero, penetrazione centrale fuori per Bonesso, tiro da tre punti, anche questo non un tiro pulito, con l'uomo davanti a difendere forte. Bugatti sfrutta il blocco di Menetti, poi Donadoni, sfrutta il blocco di Rattalino che prende anche un colpo, sputa dentro Donadoni, lo scarico per Rattalino, poi è stato fischiato un fallo.
forse fallo di Prampero che alza il braccio, sinceramente non ho visto. Perché? Nasce segato al suo posto Dario Maran. Gatti, Donadoni prova il tiro da tre punti che va a canestro. Donadoni, partita veramente... Gli mancava solo la tripla. Sì, non dal punto di vista dei punti realizzati, non e il rimbalzo difensivo. Non tanti, sono 9 punti realizzati da parte del numero 7, però una partita molto intensa. Anche impietoso il plus minus di Donadoni, più 23. Sì, ha giocato veramente una bellissima partita, classe 97. Anche per quanto riguarda la leadership messa in campo, ha continuamente incitato e trascinato i suoi compagni. Rimessa Olginate. Bugatti prova a giocarsi uno contro uno, però non si passa quando c'è Dario Maran. Ma neanche ruba palla, poi Malbasa, lo scarico per Di Prampero, questo è un buon tiro, però Mestre non riesce a mettere a segno. Gatti rallenta ovviamente ora Olginate, non ha nessuna fretta, è sopra di 20 punti, mancano 4 minuti e mezzo al termine della partita. Rattalino prova a giocare l'uno contro uno con Malbasa, poi arriva il fallo. Non so se verrà dato a Malbasa o a Maran. Fallo del numero 9 Malbasa, 2 tiri liberi per Rattalino, terzo fallo per Malbasa. 4:27 da giocare, punteggio 66-46 e adesso time out da parte di Coach Volpato, che comunque vada vuole sfruttare al meglio questi 4:27 che restano da giocare per aggiustare quello che non va, e anche se magari il risultato ormai sembra non essere più in discussione, cercare delle soluzioni che possano essere utili ovviamente in un momento come questo, che è ancora di assestamento, di costruzione e di crescita. Sì, Mestre che è stata in partita per i primi due quarti, bisogna dire anche molto bene, poi è venuta fuori però Olginate comunque è una squadra che punta ai playoff, che era già in questa categoria lo scorso anno, mentre Mestre, ricordiamo, è una neopromossa, quindi può anche starci la sconfitta. È importante che però Mestre dalle prossime partite inizi dal punto di vista offensivo a far circolare meglio il pallone, perché quest'oggi tiri liberi non se ne sono visti molti. Arrivano le ultime indicazioni da parte di Coach Volpato al termine di questo timeout. Ripetiamo il punteggio 66-46 in favore di Olginate, 4:27 sul cronometro. Rattalino in lunetta per i tiri liberi. Sbaglia il primo libero Rattalino. Sbaglia anche il secondo. Bonesso per Maran, di nuovo Bonesso, poi ripassa palla al 10, palla sotto per Lazzaro, cerca il passaggio per il taglio centrale del playmaker Mestrino, la palla viene intercettata, e questo comunque era un passaggio complicato, una palla schiacciata in mezzo all'area obiettivamente difficile da recuperare per Bonesso. Di Prampero lo step back, poi cerca un tiro veramente difficilissimo, c'erano ancora 5 secondi per finire l'azione. Ha bisogno di trovare fiducia il basket Mestre. Forse anche un po' sconsolata la squadra di casa, ma veramente intensa la difesa di Olginate.
ora Tagliabue riesce a tenere palla, poi a servire Bugatti con un passaggio no look, altri due punti per Olginate, e sono 22 ora le lunghezze che dividono le due squadre. Poi il Maran move, si può chiamare così, l'arresto, passo e tiro in mezzo all'area. Bravo Maran, bel movimento. E adesso altra difesa per il basket mestre. Rattalino, poi Donadoni, l'arresto, lo scarico viene intercettato da Lazzaro, quindi Di Prampero prova a buttarsi dentro, prova arresto, passo e tiro, fuori per Maran, finta il tiro Maran, poi subisce fallo. Gran difesa di Gatti su Di Prampero, è stato con lui fino alla fine costringendolo allo scarico. Anche se Mestre riesce, quando, anche quando Mestre riesce a muovere velocemente la palla, comunque Olginate è sempre sul pezzo nonostante tutti i cambi difensivi, i giocatori riescono sempre a essere davanti all'uomo col pallone, quindi la difesa è anche abbastanza ordinata. Intanto è uscito quello che forse è stato il migliore in campo di questa partita, ovvero il numero 7, Donadoni. Segna il primo libero Maran. Assegno anche il secondo. Di nuovo full press il basket mestre, che però non riesce a bloccare l'avanzata di Olginate, con Gatti adesso in fase di impostazione, si butta dentro, prova lo scarico, intercettato da Malbasa, pronto per il contropiede. Quindi Malbasa, situazione di 3 contro 2, fuori per Bonesso, non è riuscito a sfruttare il contropiede mestre, si è infatti schierata la difesa di Olginate. Anche qua Volpato chiedeva più velocità nel concludere l'azione, perché queste situazioni di 3 contro 2 sono da sfruttare al di là del risultato, che ora vede Olginate condurre 18 punti. Mestre comunque non deve smettere di giocare, deve cercare di mettere in campo gli schemi provati durante la settimana. Basile vede l'uscita di Bugatti, poi Bugatti si butta dentro, fuori per Rattalino, poi Tagliabue, quindi Gorreri, di nuovo Tagliabue, nel passaggio non è perfetto, tenta la palla dentro per Rattalino, recupera palla però Malbasa, che poi subisce fallo, chiede l'antisportivo Volpato, è andato semplice fallo, due tiri liberi. Sul filo questo fallo tra un normale fischio e l'antisportivo, la coppia arbitrale ha deciso di non sanzionare Tagliabue con l'antisportivo. In ogni caso Malbasa in lunetta con due tiri liberi, visto che Olginate è entrata in bonus. Sbaglia il primo Malbasa. Assegno il secondo, punteggio di 68 a 51 con 2 e 10 sul cronometro del quarto parziale. Malbasa comunque è stato autore di una buona partita, forse è stato il migliore del basket mestre, sia per l'intensità difensiva ma anche al tiro, con 3 su 6 da 2 punti, 1 su 2 da 3 punti, quindi ha tirato col 50% il 9 di mestre, infatti comunque 14 di valutazione per lui e 10 punti a referto. Basile sfrutta il blocco di Rattalina, poi il passaggio per Bugatti, palla fuori, extra pass per liberare il tiro dello specialista Gorreri, che però sbaglia, poi arriva un passaggio evitabile per effettuato da Salvato. Provato a velocizzare in ogni modo possibile Salvato, con un lancio praticamente a tutto campo, bravo Basile a intercettarlo e a mettere la palla in rimessa laterale, è proprio Salvato sul punto di battuta.
Malbada si butta dentro la virata, buono il movimento del 9 che come detto è stato il migliore del basket mestre. Un minuto e mezzo al termine della partita, più 15 Olginate. Bugatti, lo step back, il tiro da tre punti e il canestro della guardia lombarda. Poi Lazzaro prova a giocarsi l'uno contro uno in post basso, subisce il fallo di Tagliabue. Saranno due tiri liberi. È importante per Mestre chiudere al meglio questa partita. Un paio di possessi restano prima della sirena finale per cercare di, nel frattempo altro libero sbagliato da Mestre, il primo di Lazzaro, per cercare di chiudere al meglio questa partita e rialzare immediatamente la testa in vista della prossima partita. Sbaglia anche il secondo Lazzaro. Basile rischia di perdere palla, forse aveva subito fallo. Contropiede Mestre con Malbada che bene ha così. Semplice. Bene così. Comunque sono, questi sono segnali positivi per Volpato, perché comunque nonostante il risultato Mestre continua a provare a difendere forte, recuperare palloni, andare in contropiede. Tagliabue subisce il fallo di Segato, saranno due tiri liberi anche per lui. Mismatch con Tagliabue di Segato, costretto al fallo per fermare il numero 9 di Olginate. Esce nel frattempo Marco Lazzaro, autore di una prova da 11 punti e 8 rimbalzi. Lascia il posto a Riccardo Agbortabi, mentre Tagliabue è pronto sul in lunetta. Sbaglia il primo libero. Punteggio 7-1-5-5 in favore dei Lombardi. 47 secondi e 4 decimi sul cronometro. Tagliabue a segno con il secondo libero. Esce Rattalino. Viene concessa la standing ovation da parte dei suoi compagni per il 27 che insieme a Donadoni ha giocato una partita ottima. Poi palla sotto per Mestre, l'errore al tiro di Agbortabi. Guerreri sotto per Tagliabue, arriverà a doppio, poi nuovo Guerreri sullo scarico, tende al tiro a tre punti, altri errori. Non ha tirato molto bene quest'oggi il numero 11 di Olginate, poi subisce un altro fallo Malbasa, saranno altri due tiri liberi con 10 secondi da giocare. Quella che probabilmente saranno gli ultimi tiri della partita. Debutto amaro per Mestre, sconfitto al ritorno in Serie B da una buona Olginate, guidata come diceva Carlo da Rattalino e Donadoni, autori di due prove davvero superlative. Il primo che chiude con 18 punti, 8 su 12 al tiro, ed il secondo che nonostante non abbia messo a referto numeri così sensazionali è stato onnipresente in ogni aspetto della partita, sia offensivamente che difensivamente. Mestre che comunque deve guardare avanti, è stata la prima partita e Mestre è una neopromossa, quindi normale che ci saranno difficoltà, molte più difficoltà rispetto alla scorsa stagione in Serie C.